Ok, adesso faccio questo video che riguarda i miei corsi sui tarocchi. Io sono Donatella Bartolomei e ho appena fatto, sto facendo dei video appunto che riguardano i corsi, almeno svariati, dei corsi da me proposti, andrò avanti anche nei prossimi giorni. Oggi ho fatto quello riguardante i corsi di teatro, i corsi di canto e sperimentazione vocale, i corsi di dizione, tecnica vocale del parlato. E ora parliamo dei corsi sui tarocchi. E voi direte, ma tu sei una cantante, sei un'attrice, sei un'artista, ma cosa c'entrano i corsi sui tarocchi? E c'entrano. Io sono, per esempio, facciamo un esempio, io sono una grande appassionata di Jodorowsky, saprete tutti che Alejandro Jodorowsky è principalmente un artista, ecco, è anche l'inventore, il creatore della psicomagia, quindi di tecniche, diciamo, terapeutiche, eccetera, eccetera, ma è anche un grande studioso di tarocchi. Diciamo che per chi apre il suo mondo di ricerca, non da un punto di vista dell'intrattenimento, ma di lavoro su di sé, si va a sfociare anche in ambiti che per alcuni possono sembrare fuori tema, ma in realtà non lo sono per niente. I miei corsi sui tarocchi sono possibili sia in presenza ma anche online. Infatti, ne partirà adesso. Oggi è il 18 agosto 2024. In ottobre ne partirà uno online proposto da Corsi nel Cassetto. Però io ne ho fatti anche svariati in presenza e li riproporrò in presenza. Chiaramente sono diversi quelli in presenza e quelli online. Lavoro sui tarocchi, ho già fatto dei video su questo tema, quindi potete andare a cercare nel mio canale dove spiego in modo specifico questo tipo di lavoro, quindi magari sarà un po' più riassuntiva perché non mi piace ripetermi, per chi vuole altre informazioni può anche andare a cercare questi altri miei video. I miei corsi sui tarocchi, specifico subito che non sono affatto dei corsi per fattucchiere e men che meno dei corsi per imparare a predire il futuro. Infatti, il lavoro sui tarocchi, quello diciamo ad ottava alta, mi piace definirlo così, non ad ottava bassa, è un lavoro sui simboli e gli archetipi dell'inconscio, perché non sono altro che simboli e archetipi dell'inconscio umano, del mondo sommerso umano, del mondo onirico, di ciò che sta dentro, di ciò che sta oltre. Ora non entrerò, come in nessuno dei video che sto facendo, nello specifico di un corso in particolare, ma parlo in generale, quello che è il tipo di approccio da me proposto. Io ho una passione, diciamo, un interesse che ho sin da bambina e questo si abbraccia allo studio del simbolo, che io amo molto, ho anche avuto la gioia e il privilegio di conoscere Lorenzo Ostuni. Il suo grande, immenso lavoro sul simbolo e ho abbracciato sempre di più il lavoro sul simbolo e la ricerca, lo studio, il lavoro sui tarocchi rientra perfettamente nel lavoro sulla simbologia. Perché dico che non è un lavoro, uno studio per diventare fattucchiere o per imparare a prevedere il futuro? Perché i tarocchi non sono quella roba lì, sono passati purtroppo culturalmente a un livello, diciamo di cultura, io dico sempre di cultura contadina, senza nulla togliere la cultura contadina, però sono passati come la, diciamo, che poi è andato anche in una cultura molto esoterica, molto borghese in certi periodi storici, comunque sempre sta, cioè spesso, non sempre, per fortuna, spesso è stato visto come dire, c'è una persona che ha delle capacità, dei poteri superiori, di preveggenza, eccetera, eccetera, e questa persona, attraverso questi simboli magici, riesce a vedere ciò che è in riserva, ciò che riserverà, il futuro della tal persona, del consultante, portando così a una figura privilegiata e una figura in qualche modo succube. E che spesso viene influenzata anche spesso negativamente, poi c'è anche la cronaca che ci racconta anche di gente che ci ha lucrato sopra ampiamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, non è quel mondo lì, non è quel mondo lì, ma il fatto del non prevedere il futuro non è perché
io sia contraria a degli aspetti, come dire, esoterici piuttosto che chiamateli come volete, dell'ultrasensibile, ma perché il futuro non, semplicemente non è già scritto da nessuno. Non c'è una cartina che una persona superiore in capacità intuitive riesce a leggere e ti dice guarda che ti succederà questo. No, ce lo costruiamo noi, ce lo costruiamo noi, volenti o nolenti, con quelle che sono le nostre consapevolezze, le nostre inconsapevolezze, con quello che è il nostro, con quello che è dentro di noi. E quindi questo fatto di predire il futuro, no. Assolutamente, anzi, i tarocchi ci aiutano a conoscere meglio noi stessi e magari a incanalare come vogliamo noi il nostro futuro, cercando di scoprire anche quelle che possono essere le nostre necessità più profonde. Tutto un altro approccio, completamente diverso. A me piace molto, cioè io lavoro molto in presenza, in modo particolare, sull'aspetto teatrale. Io avevo anche fatto un corso anni fa a Perugia che si chiamava Teatro e Tarocchi, l'aspetto teatrale, quindi l'aspetto di indossare l'archetipo, di vestirlo, di sentirlo. Il mio approccio è un approccio molto creativo attraverso la musica, attraverso la teatralizzazione, attraverso il sentire a livello profondo, ma anche fisicamente quello che è il simbolo dell'arcano. Quando sono corsi online, questo è meno possibile. Ma c'è comunque lo stesso identico tipo di approccio, che è comunque un approccio in cui noi andiamo ad abbracciare, a conoscere, magari disegnando, magari creando, magari scrivendo, conoscendo ogni simbolo in modo profondo e vedendo cosa scaturisce, essendo, come dice Jodorowsky, non traducendo il linguaggio onirico, il linguaggio del sogno in un linguaggio razionale, ma entrando noi nel linguaggio onirico, nel linguaggio del sogno. E questo è affascinantissimo, è un terreno estremamente vasto, estremamente vasto. Certamente nei corsi in presenza, che a volte sono anche seminari di una sola giornata, cioè dipende, poi gli approcci possono essere continuativi o non, è chiaro che è un lavoro molto giocoso, molto dinamico, molto coinvolgente, appassionante. Online è un discorso più statico per ovvi motivi, ma lo stesso coinvolgente e appassionante, in cui io do anche dei compiti, degli esercizi. Utilizzo prevalentemente, faccio utilizzare prevalentemente i tarocchi di Marsiglia restaurati da Jodorowsky e Camus, che sono appunto io ho seguito la sua strada, non faccio il percorso suo, non sono una copiona. Jodorowsky sa lui quello che deve fare, ha lui l'esperienza per farlo. C'è anche online, trovate online un suo corso gratuito tradotto in italiano, bellissimo, lui è un immenso maestro, ecco. Io faccio un mio percorso in cui poi utilizzo anche altri tipi di carte, lascio che le persone utilizzino anche delle carte che hanno già, ma sono simboli sempre diversi, che hanno dei significati sempre diversi. Andando anche a cercare degli aspetti culturali, quali per esempio il fatto che nel tempo sono stati tradotti, diciamo così, certe carte con un significato proprio che vuole intimorire, quando invece andiamo a vedere questi tarocchi di Marsiglia restaurati, non esistono né simboli buoni né simboli cattivi, non c'è è uscito questo porta male, no, no, cioè è fuori totalmente da discorsi di superstizione. Questa cosa io vorrei ripulire per quel che posso tutta una mentalità che trovo assolutamente deleteria verso i tarocchi. Ecco, non esiste una persona che ha un potere, ognuno impara a leggersi le sue carte per fare un lavoro su di sé. Può anche leggerle un altro, ma con lo stesso approccio. E poi ci sono ovviamente degli step che si passano in queste cose, ecco. Non mi dilungo molto, questo è un video che voglio fare, forse sarà il più breve di tutti perché ne ho fatti almeno altri due, erano legati a dei corsi specifici, mi sembra. Uno forse è un corso in presenza e uno è un corso online, però i concetti non cambiano. Se voi cercate nel mio canale, andate indietro indietro, li trovate. Parlo, mi sembra anche abbastanza approfonditamente, ora non ricordo perché non me li sono andati a rivedere, però. E si unisce a quelli che sono poi altri corsi di cui farò un altro video,
che sono i corsi di lavoro su di sé, perché io attraverso il linguaggio teatrale, il linguaggio musicale, il linguaggio vocale, il linguaggio canoro, il linguaggio sul linguaggio, eccetera, eccetera, ho anche elaborato tutta una serie di corsi che non sono in modo specifico per chi vuole fare teatro, per chi vuole fare canto, in materie affini, ma sono dei percorsi su di sé per lo sviluppo della creatività, per fare un lavoro di crescita, per fare un lavoro appunto più specifico di ricerca e non necessariamente su una materia, ma utilizzando queste materie proprio come sblocco, ok? Come sblocco creativo per lasciare uscire il genio che è dentro di noi. E il lavoro e i corsi sui tarocchi fanno parte di questa, diciamo così, famiglia di percorsi da me proposti. Sono adatti a tutti. Sono per adulti, anche questi, non sono corsi per bambini, ma non sono corsi in questo caso neanche per ragazzi. I corsi sui tarocchi li faccio solo per adulti. Si lavora principalmente, allora, se sono corsi brevi, che siano online o in presenza, o se sono seminari, lavoro esclusivamente sugli arcani maggiori. Sugli arcani minori ci vogliono corsi molto più lunghi, che si possono pure fare, tranquillamente. Dico solo come sono messe le cose. C'è anche l'utilizzo da parte mia di altri tipi di carte che non sono tarocchi, sempre perché è un lavoro che comunque dal mio punto di vista è un lavoro sul simbolo. Non è un lavoro solo su uno specifico tipo di carte, anche se maggiormente io consiglio sempre quelle utilizzate da Hodorowski, perché ora non entro nel dettaglio, ma sono sicuramente le carte più neutre, più pure, più antiche, con dei significati più appunto senza la sporcizia culturale che c'è stata messa dopo, senza le influenze culturali ed egoiche che ci sono state messe dopo, perché poi l'autore che crea qualcosa ha sempre un intento di portare in una direzione o in un'altra, però è bello giocare, proprio giocare in senso bello, jouer, play, non in senso banale, giocare proprio con tutte. O comunque con tutte sarà impossibile perché ce ne saranno milioni. E sono disponibile per fornire informazioni per i corsi in presenza. In questo momento le zone sono la provincia di Milano, la provincia di Novara e la provincia di Varese, ma sono anche possibili online. E poi io i miei corsi e anche come seminari li posso portare altrove, mi sposto, non è un problema. Ecco, quindi se avete interesse per questo tipo di lavoro, contattatemi senza alcun indugio e io vi fornirò tutte le maggiori informazioni. Ripeto, è un viaggio affascinante, un viaggio che si scoprirà essere dentro se stessi per andare in qualche modo a contattare quelle che sono le parti più evolute della nostra psiche, per andare a contattare il nostro io più grande. Sono un mezzo, fondamentalmente, per scoprire veramente dei passaggi affascinanti e poi ognuno ovviamente a suo modo. Grazie.